Buongiorno a tutti! In questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questa stola molto molto carina che io ho deciso di chiamare Stola Notti d'Oriente. È una stola che può essere usata sia nelle serate importanti per qualche cena, sia anche se uscite soltanto per fare una passeggiata. Questo perché la particolarità di questa stola non è tanto nel punto, ma nel filato che ho usato. In realtà ho usato due filati unendoli tra di loro e sono quelli della Miss Baby Soft, della Mistrico Filato Linea Miss Baby Soft colore 16 in questo colore blu notte, al cui ho alternato il fior di cotone lamé di cuoricini 3 sfere. Quindi vedete, sono entrambi cotone, ma uno è senza lamé e l'altro è con il lamé. E io ho utilizzato entrambi i filati lavorando con un 103,5, di cui ho utilizzato 3 gomitoli, quindi 150 grammi del Miss Baby Soft e 3 gomitoli del fior di cotone lamé, quindi anche in quel caso 150 grammi. In descrizione, naturalmente, vi lascio il link del sito web Uncinettando con i filati, da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori. Il colore che ho scelto io, come vi ho detto, è quello del blu notte. In realtà, chi ha seguito i video precedenti, ho usato il fior di cotone e lamé per creare la maglia Starry Sky. E siccome mi era avanzato del filato, ho deciso di fare una stola da poterci abbinare, e per questo sono andato a unire i due filati. La lavorazione di questa stola è semplicissima, ve la faccio vedere. È stile un po' ragnatela, se così vogliamo dire, ma io la trovo veramente stupenda. È una stola con un punto molto estivo, ma che secondo me può essere usata benissimo anche in autunno o all'inizio della primavera con sotto una maglia a maniche lunghe oppure un vestitino a maniche lunghe. Quindi è perfetta sia per poter essere usata durante le sere per andare in giro o anche a degli eventi importanti. Questo perché, vedete, non si nota proprio il fatto che in alcuni punti c'è il lamé e in altri no. Eppure io, quando ho lavorato, sono andata a lavorare prima un gomitolo senza lamé, poi un gomitolo con il lamé, poi di nuovo un gomitolo senza lamé, poi di nuovo un gomitolo con il lamé. Quindi sono andata a alternare questi due gomitoli, non sono andata a contare i vari motivi per alternarli. Mi piaceva l'effetto che aveva alla fine, perché vedete, purtroppo così non si vede, ma vi posso assicurare che è bellissimo vedere alcune parti senza lamé e altre parti invece che risplendono grazie al lamé. Quindi è una stola che può essere sia importante, ma può essere usata anche per una serata tranquilla in passeggiata in riva al mare. La mia stola alla fine è larga 57 cm e lunga 162 cm circa. Voi naturalmente potete farla più larga e anche più lunga. Io nel video vi dico quante catenelle ho montato e il multiplo, e in base a questo voi potete decidere se farla ancora più larga o farla ancora più stretta o farla ancora più lunga. 160 alla fine è la misura, la lunghezza giusta, perché vedete, riesco a farmela andare dietro, a coprirmi sul davanti. Posso usare una spilla per bloccarla qui sul davanti e lasciarla che scenda così. Quindi posso giocare con vari modi in cui indossarla, utilizzando una spilla o soltanto bloccandola come in questo momento, o addirittura metterla così quando voglio fare le foto un po' più particolari. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così, poi mi raccomando, mandate le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La libertà di uncinettare e sferruzzare, o mi trovate su Instagram come Elsa Faccio, l'hashtag Uncinettando con Elsa. E se avete acquistato i filati presso la merceria Uncinettando con i filati sul sito web o la merceria Coletti, potete anche taggarci sia sulla pagina Facebook Merceria Coletti sia sulla pagina Instagram Uncinettando con i filati. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra stola, io ho deciso di utilizzare due filati, il Miss Baby Soft della Mistrico Filati e il fior di cotone lamé del cuoricino 3 sfere. Come vedete, entrambi i filati sono blu, solo che uno è senza lamé e l'altro invece è con il lamé, perché voglio dare a vita ad una stola che abbia appunto delle parti senza lamé e delle parti con lamé, per renderla qualcosa di un po' più particolare rispetto al solito. Allora, io lavorerò con 103,5 e vi mostrerò come fare la lavorazione su un campione. Nel campione io ho messo 54 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 13, a cui bisogna aggiungere poi 2 catenelle, perché serve per avere l'inizio uguale alla fine di ogni giro. Per quanto riguarda la stola vera e propria, io monterò 132 catenelle, quindi 130 più 2 catenelle. Se voi la volete fare ancora più larga, non dovete fare altro che aggiungere altre 13 o 26 catenelle. Io
io in questo momento nel mio campione, come vi ho detto, ho montato 54 catenelle e ho iniziato a lavorare con il Miss Baby Soft. Una volta terminato il gomitolo passerò a lavorare col fior di cotone, quindi alternerò gomitolo a gomitolo. A questo punto quindi possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi una e due. Prendo il filo, salto la prima delle mie 54 catenelle, entro nella seconda e realizzo una maglia alta. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Salto 4 catenelle di base, entro nella quinta e vado a fare una maglia bassa. Quindi salto 4 catenelle, entro nella quinta e realizzo una maglia bassa. Una maglia bassa nella catenella successiva. Una maglia bassa nella catenella successiva, per un totale quindi di 3 catenelle di 3 maglie basse. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, salto 4 catenelle di base e ricomincio da capo, quindi salto 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, entro nella quinta e realizzo una maglia alta. Vado nella catenella successiva un'altra maglia alta, per un totale quindi 2 maglie alte. 4 catenelle, 1, 2, 3, 4. Salto 4 catenelle di base, entro nella quinta e vado a fare la mia prima maglia bassa. Vado nella catenella successiva, seconda maglia bassa. Vado nella catenella successiva, terza maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, salto 4 catenelle e ricomincio da capo, quindi salto 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, entro nella quinta e realizzo una maglia alta. Catenella successiva, seconda maglia alta. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, salto 4 catenelle di base, entro nella quinta e realizzo una maglia bassa. Una maglia bassa nella catenella successiva. Una maglia bassa nella catenella successiva, per un totale quindi di 3 maglie basse. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Prendo il filo, salto 4 catenelle e ricomincio da capo. Quindi entro nella quinta e vado a fare una maglia alta. Una maglia alta nella catenella successiva. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Salto 4 catenelle di base, entro nella quinta e realizzo una maglia bassa. Una maglia bassa nella catenella successiva. Una maglia bassa nella catenella successiva, faccio 4 catenelle e vado a terminare il mio giro. Quindi salto qua, ho realizzato le 4 catenelle, salto 4 catenelle, entro nella quinta e realizzo una maglia alta, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così il mio primo giro e adesso andiamo a fare il secondo giro. Secondo giro, realizzo 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, vado dove ho la prima delle mie maglie basse e vado a fare una maglia bassa. Ora vado a fare una maglia bassa sopra le successive 2 maglie basse, per un totale quindi di 3 maglie basse. Una maglia bassa successiva, 2, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e ricomincio da capo. Quindi maglia alta sopra la maglia alta. Maglia alta sopra la maglia alta successiva. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, prendo il filo, scusate, vado dove ho le maglie basse e realizzo una maglia bassa sopra ogni maglia bassa, quindi una, successiva 2, successiva 3,
4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e ricomincio da capo. Vado a fare questo per tutto il mio secondo giro, vi farò vedere come terminare. Sto per terminare il secondo giro, ho fatto le 4 catenelle, vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta. Entro nella terza catenella e che equivaleva alla mia prima maglia alta del primo giro e vado a fare un'altra maglia alta. Ho terminato così anche il secondo giro. Il terzo giro è uguale al secondo, che quindi è uguale anche al primo. Quindi andiamo a fare 3 catenelle che sono la prima maglia alta. Una, due, tre. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva. 4 catenelle. Una, due, tre, quattro. Una maglia bassa sopra ogni maglia bassa. Quindi una, due, tre. 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 e ricomincio da capo. Quindi vedete il terzo giro è uguale al secondo e al primo. Termino il terzo giro, vi farò vedere come terminare e poi faremo il quarto e ultimo giro. Sto per terminare il mio terzo giro, vado a fare una maglia alta sopra la maglia alta. Una maglia alta all'interno della terza catenella che equivaleva alla mia seconda maglia alta, che equivale alla mia prima maglia alta. A questo punto andiamo a fare il quarto e ultimo giro. Mi giro con la lavorazione e vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi una, due, tre. Prendo il filo, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Prendo due volte il filo sull'uncinetto, vado dove ho la seconda delle mie tre maglie basse e realizzo una maglia alta doppia. E 5 catenelle, 1, 2, 3. 4 e 5 e ricomincio da capo, quindi vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Prendo due volte il filo sull'uncinetto, vado dove ho la seconda delle mie tre maglie basse e realizzo una maglia alta doppia. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, ricomincio da capo. Quindi vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Prendo due volte il filo sull'uncinetto, vado dove ho la seconda delle mie tre maglie basse e realizzo una maglia alta doppia. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e andiamo a fare per l'ultima volta. Quindi vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Prendo due volte il filo sull'uncinetto, vado dove ho la seconda delle mie tre maglie basse e realizzo una maglia alta doppia. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Vado dove ho la terza catenella e realizzo una maglia alta. Ho terminato così anche il quarto e ultimo giro. Adesso si ricomincia da capo. Vi faccio rivedere come fare il primo giro, dato che abbiamo una base diversa. Qui abbiamo le catenelle, qui invece abbiamo una base diversa. Quindi vi faccio rivedere come rifare il primo giro, e poi questi sono i quattro giri che andremo sempre a ripetere. Quindi mi giro con il lavoro e vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. Una, due, tre. Prendo il filo, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. 4 catenelle, 1, 2, 3, 4. Vado dove ho l'ultima delle mie catenelle, quindi entro nella quinta catenella e realizzo una maglia bassa. Una maglia bassa sopra la maglia alta doppia. Una maglia bassa nella prima delle mie 5 catenelle.
4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e ricomincio da capo, quindi una maglia alta sopra la maglia alta. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Vado dove ho la quinta catenella e realizzo una maglia bassa. Una maglia bassa dove ho la maglia alta doppia. Una maglia bassa nella prima catenella del gruppo di 5. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e ricomincio da capo. Quindi questi sono i 4 giri che andrò sempre a ripetere e alla fine io vi dirò la mia stola quanto mi è venuta lunga, quindi non andrò a contare i motivi, ma dirò soltanto quanto mi è venuta lunga. Io vorrei che fosse almeno sui 155-160 centimetri e quindi alla fine vi dirò naturalmente fino a che misura sono arrivata e vi ricordo di nuovo che io alternerò i colori. Quindi quando mi finirà questo gomitolo andrò a lavorare con quest'altro e così via. Allora, ho terminato la mia stola. Vi dico già che mi è venuta larga circa 57 centimetri, lunga circa 162 centimetri. Vedete, molto lunga, quindi bella coprente rispetto alle altre stole che faccio solitamente. Per quanto riguarda il cambio colore, allora io questa volta non mi sono messa a contare ogni motivo per poi i motivi per poi ogni tot andare a cambiare colore, ma quando finivo un gomitolo iniziavo il successivo, quello però con il lamé. Io vi ricordo che ho usato due filati, quello della Miss Baby Soft colore blu senza lamé e il fior di cotone lamé del cuoricini 3 stelle. Quindi ho iniziato col fior di cotone, finito il primo gomitolo, ho usato il primo gomitolo di fior di cotone e poi ho di nuovo riusato, finito quel gomitolo, la Miss Baby Soft. In totale io ho utilizzato 3 gomitoli del Miss Baby Soft, 3 gomitoli del fior di cotone e ho terminato la stola con il fior di cotone lamé. Non mi interessa il fatto che l'inizio sia fatto con un filato diverso rispetto alla fine. In realtà la stola mi piace proprio per questo, perché in realtà da lontano non si nota questa differenza, perché come potete vedere il colore è identico. Cambia appunto solo il fatto che ci sono dei motivi senza lamé e dei motivi con il lamé. Quindi in alcune parti la stola luccica, in altre no. E questa differenza mi piace tantissimo. Io non ho fatto e non farò alcun tipo di bordino perché sapete che non sono amante dei bordini, quindi questa stola poi essendo già particolare di suo non mi sembrava il caso di dover andare a fare anche qualche bordino. Quindi anche questa stola è terminata.